Si torna in aula, ma il lavoro noi comunque l'abbiamo continuato in questo periodo con tutti i consiglieri provinciali, i dirigenti, quindi è stata probabilmente l'unica provincia in Italia ad aver fatto atti e azioni anche per una incompetenza sua, ma comunque l'abbiamo fatta a sostegno sia dei comuni, sia dei cittadini, sia da parte nostra per il supporto ai medici, agli infermieri, insomma quello che abbiamo potuto fare lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo in questi giorni. Stamattina noi ricorderemo Franco Loconte perché soprattutto per quello che ha dato a noi, anche durante questa esperienza in provincia abbiamo sviluppato tutta l'attività di promozione culturale e turistica che abbiamo fatto insieme e quindi lui sognava sempre di far aprire ad Ariano questo punto di informazione turistica che componeva ovviamente i 25 distretti culturali e quindi anche Ariano, e noi quello di Ariano pensiamo di dedicarlo a lui, alla sua memoria, e quindi sarà dedicato a Franco il punto di informazione turistica praticamente ad Ariano, così come già abbiamo concordato proprio ieri con la presentazione del simbolo del sistema turistico, il logo, l'apertura anche qui al Palazzo Caracciolo, che sarà un bellissimo centro di informazione turistica molto avanzato, moderno, e anche ieri siamo stati qua per fare le decisioni su questo, e i 25 distretti anche in Irpinia, così come in tanti altri posti, così come Cervinara per la Valle Caudina, Lauro per il Vallo di Lauro, Atripalda, insomma l'Alta Irpinia, per quanto riguarda invece la zona di Summonte, poiché il sindaco di Summonte ha rifiutato di firmare il protocollo con la provincia, il sindaco di Sant'Angelo a Scara, quindi sarà là il punto di informazione turistica. E quindi insieme ad altri paesi in quell'area avremo anche lì il punto di informazione turistica. Non so perché il sindaco di Summonte abbia rifiutato, insomma, l'allocazione, è tutto a carico nostro ovviamente, nel sistema irpinio digitale, ma noi chiaramente ci siamo e continuiamo anche questa fase. Poi avremo anche altre nelle prossime sedute, perché poi si parte da 7, poi arriveremo oltre, quindi non ci siamo fermati in questo periodo, continuiamo, abbiamo altre novità, credo entro fine settimana massimo sono in pubblicazione, molto molto importanti per la formazione dei giovani che saranno poi loro ad essere inseriti in questi uffici infopoint turistici, per cui attraverso l'allocazione, insomma, di questo personale noi vogliamo anche creare formazione e quindi ci sarà una bellissima novità a breve. Ho avuto modo di incontrare, perché me l'hanno chiesto, i sindacati sia all'inizio di gennaio, a fine gennaio più o meno, e poco tempo fa. Loro avevano delle perplessità e hanno chiesto alla provincia il parere in ordine alle perplessità. Io ho dato una disponibilità, diciamo, da parte della provincia come pubblico di poter diciamo, provare a sentire l'ASI rispetto a questo problema, cosa che io ho incontrato l'ASI e ho detto la provincia c'è. Ora, se c'è un interesse da parte di ASI a coinvolgere il pubblico e quindi la provincia, noi siamo qua. Se invece ritengono di dover fare in una maniera diversa, pazienza, nessun problema per la provincia. L'importante però è che c'è un futuro all'ASIDEP e si dia una concretezza nella gestione, sperando ovviamente che rimanga in Irpinia. Irpinia Ambiente oggi ha una esperienza tale che si è posizionata in base alle ultime certificazioni di qualità come terza impresa d'Italia. Quindi se andiamo a livello nazionale probabilmente non è che sta forse molto molto indietro, però dobbiamo continuare così, quindi dobbiamo continuare, bisogna continuare ad investire se vogliamo far sì che l'Irpinia rimanga in una posizione anche strategica sulla gestione dell'ambiente. Noi oggi abbiamo questa possibilità e basta vedere nelle altre province della regione Campania come stanno combinati gli altri e come siamo noi messi con il fine ambiente. Ma vogliamo investire di più? Vogliamo essere più strategici rispetto alla gestione? Bene, per poterlo fare dobbiamo crescere ancora di più. Quindi bisogna cambiare completamente l'investimento. Per poter ridurre i costi bisogna intervenire con azioni concrete.
Quindi noi purtroppo noi sappiamo bene che per diminuire i costi noi dobbiamo diminuire proprio dove andiamo diciamo a sversare, dove andiamo a tenere il trattamento dei rifiuti. Noi questo non l'abbiamo, questo processo, quindi noi dobbiamo arrivare a questo processo per ridurre i costi. Per poter arrivare a questo processo significa che l'Irpinia dovrà essere autonoma, quindi dobbiamo investire. La provincia su questo vuole farlo, ma lo vuole fare insieme agli altri. Quindi abbiamo questa possibilità, io direi piuttosto abbiamo la capacità di poterlo fare. Quindi la provincia non si tirerà indietro. Se hanno bisogno della provincia, la provincia ci sarà. Ora è a loro, devono decidere. Se poi ce la faranno, diciamo, a fare tutto questo, a noi fa semplicemente piacere. Io aspetto la convocazione dopo che l'ASI, attraverso il suo entourage e la sua, diciamo, il suo staff, può valutare una, diciamo, questa nostra proposta, la può valutare, e se hanno intenzioni noi siamo qua. La nuova dirigenza, l'amministratore unico, il direttore, ci hanno consigliato di adottare alcune procedure e piuttosto ci hanno strigliato per dire qui ci vuole maggiore controllo. Maggiore controllo per le unità lavorative, maggiore controllo per chi va diciamo l'infortunio, insomma tanti controlli che noi dobbiamo attivare. Quindi figurarsi, insomma, se la provincia rispetto a queste cose non voglia fare un procedimento di questo tipo. Quindi noi immediatamente abbiamo risposto e ci siamo su questo, quindi abbiamo bisogno di adottare meno straordinari e più personale. Questo è quello che vogliamo. E quindi bisogna intervenire anche su questo, e noi ci saremo, stiamo vigilando, controllo analogo ogni tanto, per cui siamo sul pezzo. Noi vogliamo migliorare la qualità anche sul piano economico.